In questo video mangerò per 24 ore a Gardaland. Mi avvicino, aspettate. I parchi divertimento sono un po' come gli aeroporti. Bisogna aspettare un sacco. Però poi c'è tanto divertimento dopo. Cosa stai dicendo? Il cibo costa un fracco. In realtà non sono effettivamente 24 ore, dato che ho tipo 5-6 ore per poter mangiare colazione, pranzo e cena, più eventuali spuntini. Sarà quindi ancora più difficile riuscire a mangiare tutto il cibo. Vi anticipo che non sarà come Mirabilandia, dove ho mangiato un menù ogni 60 minuti, dato che Gardaland non offre questa opzione, per cui tutte le cose vanno pagate singolarmente. Dato che so già che non sarà economico, lasciate un like e scrivete un commento senza guardare la fine su quanto spenderò secondo voi. Prima di iniziare vi annuncio che sarò a Rimini Wellness venerdì e sabato. Mi troverete il 3 giugno allo stand di King's Gym. Per di più su Instagram ho messo 5 biglietti ingresso giornalieri per entrare alla fiera, così possiamo fare qualche piegamento assieme. Il regolamento lo trovate sotto il post, vi metto il link in descrizione. Torniamo al video. Per chi ha visto i miei ultimi video sa che mi sono fissato un po' con i parchi divertimento. La prima volta che ho messo a piede in un parco divertimento è stato a Gardaland, 6 mesi fa precisamente. Lo so, ho avuto un'infanzia bruttissima. Per cui andiamo a vedere cosa ha da offrire Gardaland culinariamente parlando. È italiano culinariamente parlando. Appena entrati, Raptor ha già 36 minuti, Mammut 40 minuti. Direi di iniziare dalla colazione. Non so se ci siano posti in cui fanno colazione, quindi cornetto più cappuccino, perché volevo fare una colazione classica, però vediamo se troviamo qualcosa. Oh, ok, qui davanti c'è già un bar antico feudo. Andiamo a fare colazione dopo un'ora per riuscire a capire come entrare e come fare il saltacoda. Allora, caffè o cappuccino con brioche, succo di frutta o spremuta 5 euro. Qui ci sono i prezzi: un caffè 1,30 euro, un cappuccino vediamo 1,70 euro, la brioche 1 euro, mentre le spremute 3,50. vediamo quanta fila facciamo adesso. Questo è quello che c'è, e il waffle goloso ispirano un poco, dopo lo proviamo. Quello sembra qualcosa di fallico. Hanno anche panini e croissant salati, però questo prosciutto crudo mi sembra di ieri, e anche la mozzarella non sembra molto carina. Ho preso quindi un menù con spremuta, cappuccino e un cornetto. Cornetto al pistacchio, se no c'era al cioccolato, alla crema o alla marmellata, oppure vuoto. E le spremute venivano fatte sul momento con una macchina che le spremeva. Qui ci sono penso minimo 4 arance. Sembra ok come prezzo. Il biscotto ho pagato 2,50. C'era anche quello di prezzemolo, però costava 5 euro. E niente, io avevo preso quello da 2,50 e non potevo prendere quello di prezzemolo. Ho preso questo di tigro. Come si chiama? Tigay. Sono due biscotti con dentro, mi sembra, una sorta di... Oh no, l'ho rotto. Cremina alla Nutella. Si vede che sono coloranti. È un po' strabico, eh. Però era quello un po' più normale. Iniziamo dal biscotto. Gli occhi sono fatti di cioccolato, dice Nora. Ma tu lo stai mangiando? Dai, per essere una colazione alle 11 non è male. Che ne pensi? Non è male. La frolla è buona. La cremina dentro non è malissimo, dai. C'è di meglio, ma c'è molto di peggio. Sarà da 6-7 anni che non bevo una spremuta fresca. Bello che anche lo zucchero sia personalizzato con la nuova attrazione che c'è, che dovremmo fare. Anche se a Nora... Ah no, ma questo è vecchio. È Jumanji d'Adventure, è quello dell'anno scorso, pensavo fosse già quello nuovo. Niente, allora perde punti. Questo è il cornetto al pistacchio. La crema non sembra troppo chimica, il colore sembra ok. Potrebbe essere fatto di vero pistacchio. Il cornetto, anche questo è fresco, a differenza dei panini che c'erano là. La crema è buonissima. Unico appunto di questo cornetto è che la crema è solo qua sopra e non all'interno. Vediamo Nora cosa ne pensa del pistacchio di questo cornetto. La crema è proprio pistacchiosa, e neanche troppo dolce. Buona qualità. Potrebbe essere veramente vero pistacchio, wow, non pensavo. Ok, pensandoci potrebbe non essere T-Gay, ma TJ. Non ne sono sicuro, se qualcuno sa come si chiama effettivamente questo tigrotto di Gardaland, me lo dica. Andiamo a incontrarlo, glielo chiediamo. È vero. Saluto il ragazzo che per salutarmi mi ha fatto un doppio bicipite e io in risposta ho fatto un altro doppio bicipite. Saluti. Sì. Nora dice saluti tra palestrati. Un'ora e mezza, dobbiamo ancora fare una trazione. Cosa sei tu a fine serata? Yeah, ciao. Basta, voleva dire questo sono io dopo la giornata di cibo. Aiuto, si vede già la coda da qui. Per di più la coda è completamente sotto il sole. La mia voglia di fare file è pari a zero, per cui andiamo a mangiare direttamente. Anzi, Nora propone i corsari, dato che lei non l'ha mai fatto. Ho letto il corsardo nero. Niente, i corsari erano ancora chiusi, ma riusciremo a fare un'attrazione. Noi non eravamo pronti per questo caldo torrido in un sabato di maggio. Dava pioggia forte e invece c'è un sole che spacca le pietre. Per rinfrescarci, Colorado Boat. Nora non ha mai fatto, chissà. Vediamo se sono effettivamente 15 minuti di attesa, anche se da qui non sembrerebbe. Secondo Nora la discesa è troppo alta e le fa paura. In coda hanno implementato il cibo, c'è cibo ovunque. Dopo andiamo a fare quella. Teoricamente non si potrebbe registrare, però Nora un sacco scaga. Sì. Però va più veloce del solito, non è normale questa cosa. No. Sembra divertente. Pensavo peggio e più bagnato. Com'è che ha fatto? Vabbè, dai, adesso andiamo a fare i corsari, che è tranquilla, e poi andiamo a pranzo, ok? Non mi stai mentendo, vero? È tranquillissima! Qui c'è un laboratorio dove stanno facendo le pizze, wow! È bello che ti facciano vedere la cucina.
cucina. In realtà non penso possiamo riprendere qua, però vabbè, andiamo. In questo ristorante l'altra volta ho preso l'hamburger con 12 hamburger. Ha appena aperto e non sembra esserci fila. Comunque il colore della tua maglietta è molto videogenica, cioè si vede in qualsiasi condizione di luce. Dopo vogliamo vincere anche noi uno di quelli. Tanto grande, bello. Questo sembra un giardinetto idroponico. Oddio. Allora, per pranzo ci siamo fermati da Buffalo Ranch, che è davanti alla discesa di Oblivion. Così Nora intanto sente un po' di urla, perché dopo lo faremo, vero? Boh, sta suonando, vado a ritirare il cibo. Dove devo andare? Ah, di qua. 8 primo, la costina. Grazie. Abbiamo il cibo. Spero non mi caschi. Abbiamo preso il menù con le costicine, le patatine rustiche e la Coca Zero per star leggeri. Pagato in totale 15,90. Non so quanto si vede e quanto si senta, mi sono messo il microfono per sicurezza. Ma c'è un cagnolino! Mostriamo il cagnolino. Sembrava Zora, che non ne... C'era un cagnolino qua sotto. Ho sentito tra le gambe e ho detto, ma non stiamo a casa. Giusto per informazione, Nora va a chiedere se le salse sono a pagamento. Io intanto proverei un po' di patatine. Hanno ancora la buccia, sono tutte di una forma particolare a V per trattenere di più la salsa, quindi una genialata. Salsa che però non c'è. Comunque peccato che rispetto a Mirabilandia non ci sia un menù all inclusive, dovete prendere un menù ogni ora. Se vi siete persi l'altro video andate a vedervelo. Nora è tornata vittoriosa con un ketchup pagato 30 centesimi. Ci stava. Sì, perché le patatine sono fatte apposta per essere dippate. Comunque le patatine sono alta ingegneria. Sono curioso delle costicine perché è la prima cosa che ho notato la prima volta che sono venuta a Gardaland, cioè 6 mesi fa. Per chi non lo sapesse, mi sono appassionato ai parchi divertimento tipo da 6-7 mesi. Sono già fatto Gardaland, Mirabilandia, Movieland, PortAventura in Spagna, Fantasyland a Colonia, il Prato a Vienna. A fine mese vado a Copenaghen, dove c'è il secondo parco più antico del mondo, il Giardini Tivoli, e basta. Pensavo di più. Devo rimediare. Dai, assaggiamo queste costicine che ispirano non poco. Sembrano molto quelli del Roadhouse. Tenerissimo. Sono leggermente piccanti. Un po' dolce, altamente calorico. Approvati. Cosa ne pensi? È vero, sono un po' piccantelle, ma piccantello giusto, gli dà quel saporuccio. Ci vediamo dopo e mi godo queste costicine. A differenza del video a Mirabilandia, che dove mangiavo solo io tutto, oggi divido con Nora, però quella mezza porzione più la colazione non mi sta facendo patire la fame. Sono a posto in realtà come sazietà. Lì c'è un cagnolino molto bellino. Oddio, c'è questa pizza con la burrata e il tartufo. Il tartufo. Chiediamo a che ora chiude, così magari lo mangiamo, facciamo cena qua. Viene 12 euro. Dovrebbe chiudere le 3:30, ci ha detto la ragazza. Quindi mi sa che prima delle 3 veniamo qua a mangiare, perché sembra molto molto buona quella pizza. 8 volte che vengo a Gardaland e non sono mai salito su questa roba qui. Quindi per digerire saliamo. È bella vista, eh. Siamo più alti di Oblivion, sono coraggiosa. Oh, eccoli che partono. Comunque il lago è enorme. Non pensavo. Beh, il lago più grande d'Italia, adesso che ci penso. Da qui si vede anche Diabolic di Movieland, Hollywood Tower. Ora andiamo a fare l'attrazione preferita di Nora, cioè Mammut. Perché ti piace così tanto? L'unico che mi dà un po' di adrenalina, però contenuto per la mia paura, cioè per la mia essere paurosa. Cioè no, io non sono io paurosa, io ho paura, cioè ho capito. Senza saltacoda oggi era la morte. Nora è troppo gasata, mi fa un po' paura, aiutatemi. È 1:15, guardate quanta gente c'è a mangiare, caspio. Secondo giro. Nora sei proprio fissata con questa. È bellissimo. Sacco scaga che cazzo di te. Non si può venire a Gardaland e non fare Raptor, quindi lo faccio da solo perché Nora non vuole. Raptor carino come sempre, secondo me è il più divertente di tutto il parco. Però adesso è il momento di mangiare. Andiamo a provare la super gourmet pizza. Sono le 2:30 e stiamo facendo il secondo pranzo. In realtà prendiamo solo una pizza e la dividiamo in due. Mi ispirava troppo perché la pizza ha burrata, tartufo e porcini sopra. Pagata 12 euro più 2 euro di coperto. Quindi 14 euro una pizza. Mi aspetto grandi cose. Le altre comunque costavano sotto i 10 euro, 9, 8, dipendeva da cosa c'era sopra. Leggermente alti, però non sono eccessivi, ecco. Contando che un trancio mi pare venga 7 euro, qui è una pizza intera. Pizza arrivata, è gordissima. È un po' brutta, devo dire. L'impasto sembra riciclato da più pezzi di pizza diversi. Tutto molto irregolare, per il resto sembra buona. Comunque questo posto è l'inferno perché da una parte c'è Raptor e dall'altra lì c'è Oblivion. E invece qui ci sono io che mangio, perché non ne farei nemmeno una delle due. C'è una cascata di olio sopra. Spero sia olio al tartufo, magari per dargli gusto, perché se è olio normale magari copre tutto il gusto del tartufo. Bene, assaggiamo la pizza.
parecchio succosa, la burrata fa tanto, però non sento il tartufo. L'impasto non è malissimo, dall'aspetto veramente non gli davo un euro. Non sembra surgelata, quindi approvata, dai. Costicchia un pochino, però è giustificato dalla burrata. Una pizza così in ristorante penso costi comunque così, se non di più. Devo dire che il cibo non è il miglior cibo che abbia mai mangiato, né la pizza, né le costicine, né le patatine, eccetera. Forse le patatine sì, perché erano molto intelligenti, però comunque si difende bene, pensavo molto peggio. Non mi sta dispiacendo mangiare 24 ore qua dentro. Vedremo se alla fine potrò dire lo stesso facendo i calcoli di quanto ho speso. Tra l'altro devo dire che anche i funghi non sono male, cioè sono abbastanza grandi, non sono tipo i classici champignon, quelli piccolini, insulsi. E anche sapore. Mi correggo leggermente, la crosta da fredda è parecchio dura e abbastanza stepposa, ma probabilmente è perché ci abbiamo messo 2 ore a fare video, foto, eccetera. Da calda molto buona. Non dispiace. Bisogna considerare che a Nora piace anche la pizza con l'ananas, quindi ideo un assaggio da solo il pezzettino di tartufo per vedere se effettivamente è tartufo. Dall'odore non sembra, probabilmente perché è un po' bruciacchiato. Questo è il pezzo più grande che c'era sulla pizza ed è grande come mezza unghia. So che il tartufo comunque costa tantissimo. E a proposito, se questo video dovesse raggiungere, facciamo 2000 likes, mangio per 24 ore solo tartufo e cibo col tartufo. Il mio portafoglio si dissocia. Assaggiamo. Sarà perché è cucinato, che è cotto, l'hanno messo pre-cottura, però non sa minimamente di tartufo. Che delusione. Secondo me se lo mettevano post-cottura avrebbe emanato più sapore. Peccato, perché sembrava molto potenziale. Ma la burrata salva sempre tutto. C'è prezzemolo, amore. Oddio, ma c'è prezzemolo! Non l'avevo visto! È un tuo grande fan! Adesso lo saluto, adesso mi saluta, adesso mi saluta. No, non mi ha salutato, non mi ha visto. Ha fatto un bacino. A me non niente, no, no! Ecco, avete appena visto come nasce un super cattivo. Regola dei 3 secondi. Comunque, se non mi ricordo male, una volta il coperto era solo di 1 euro, adesso è diventato 2 euro di coperto, quindi un po' come i ristoranti fuori. Sta aumentando tutto tranne il mio stipendio, pazzesco. Pizza terminata, direi che adesso passiamo un po' di street food. Sono già le 3:30. E abbiamo fatto solo, mi pare, 3 attrazioni, nonostante avessimo il saltacoda. Dato che c'è tanta gente, anche per mangiare c'è un sacco di fila, stiamo perdendo un sacco di tempo a fare la fila per mangiare. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Abbiamo fatto anche per questa. Un pochino. Bene, fuga d'Atlantide. È troppo preoccupata, smollati. Sì, lo so. Obiettivo diventare grossi come lui. Guardate che definizione, è enorme in tutti i sensi. Anche gli avambracci con le vene potenti. Dopo un ulteriore mammut andiamo magari a fare qualcos'altro, che ne dici? Avremmo fatto tipo 4 volte. Ok, va bene, andiamo. Comunque ci destabilizza tantissimo il fatto che questa, nella zona di Kung Fu Panda, faccia hamburger e non tipo noodles. Sono facilissimi da fare i noodles, non capisco perché non li facciano. Gardaland, se stai ascoltando, fate noodles. Anche perché darebbero un'opzione in più di cibo e ci stanno benissimo con la tematizzazione, quindi. Stiamo veramente per fare l'ortobruco. Oddio, adrenalinico, perché se io metto la mano là, me la trancia. Siamo vicinissimi. Ok, ma accelera anche, Che te credi? Effettivamente non so la sicurezza come funzioni, ma se io metto la mano così do il 5 al tipo che passa. La mia mano si trancia. Prova la parola nascosta. K-m-z-z-m-k. No. Ah, ci vuoi mettere. Dimmi di sì. Che sponsorizzata, sono dei geni del marketing. Il bruco ha proprio detto di sì allo spacciatore del parchetto. Orto bruco, yeah. Una persona alta alza la mano, tocca. Vabbè, facciamo anche le tazze. Comunque devo dire che il divertimento non dipende dall'attrazione, ma con chi si è. E anche oggi non mi lascia. Sì. Purtroppo noto con dispiacere che tutti i ristoranti sono già chiusi, quindi ci sono solo i chioschetti aperti. Sono rimasto male perché volevo provare almeno questo qua di Aladino. E anche quello medievale sarebbe da provare. Quindi scrivete se volete anche una seconda parte di questo video. Anche se non so quando tornerò a Gardaland. Probabilmente prima di quel che penso. Può essere. Solo perché c'è poca coda, proviamo a fare anche Jumanji il labirinto. Uè, carboidrati subito qua. Error Maze. Oddio. Dai, è carino, dai. È pieno di ditate, si vede un po' dove andare, più o meno. Qui è più buio, aiuto. Qui no. Madonna, è infinito. Guarda com'è bello l'orologio che si illumina. Allora, non è fatto malissimo, Cioè, un po' ci si perde. E un'altra cosa, un trucco è con l'udito, perché si sente dove viene l'audio e quindi non c'è un muro. Niente, ho perso un'ora. Ci sei? Qui è un po' buio. Ma usi flash. Togli il divertimento. Quel maledetto mi ha spruzzato qualcosa. Qui fuori invece, più che un labirinto, sembra un percorso. Sembra la fila tematizzata di qualche attrazione. Oh, qui ci sono le pedine di Jumanji. Siamo al centro. Sì, bambina, sì, Jumanji. Ma questo sono io seduto sulla tazza. C'è un bambino nudo e un vecchietto. Non so se sia molto etica sta cosa. Devo dire
dire. Allora, non era fatto malissimo, però ci può stare se vai una volta. Più di 10 minuti di fila non lo farei. Sì. Bando alle ciance, stiamo perdendo troppo tempo. Dovrebbe chiudere tutto tra 20 minuti. Quindi facciamo l'ultimo pasto. Direi di fare prima di cena una merendina. Passiamo al dolce, quindi direi di prendere un mega waffle. Fatto lo scontrino, ho speso 6 euro e adesso facciamo la fila. Grazie. È a forma di prezzemolo, teoricamente. Non sì, 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 dai, sì, un po' sì. Ho appena avuto qualche tipo di incontro particolare, dato che è tutto ricoperto di bianco, essendo cioccolato bianco e cocco. Ci facciamo il cioccolato bianco, Vale. Vai avanti, mangia. Assaggiamo. Molto zuccherato e sta scivolando verso il basso, mi sa che cascherà. È parecchio grande, li fanno al momento. È ricoperto e puoi scegliere, ci può stare, dai. Parecchio ciccione. È molto buono. Cioccolato bianco e cocco, devo dire, ottima accoppiata. Da notare quanto è sporca Nora. È anche cotto alla perfezione, direi. Alla fine ci abbiamo rinunciato, abbiamo tolto la stecca perché ci dava solo che fastidio. Manca un minuto alla chiusura, dobbiamo mangiare ancora la cena. Infine direi di prendere un pezzo di pizza. No, ok, non si poteva pagare perché era già chiuso, quindi corriamo all'entrata dove c'è un altro posto dove vendono fette di pizza. Anche quella è chiuso, c'erano i dipendenti dentro che ballavano perché è tardi e volevano tornare a casa. Mi sembra giusto, poveretti, hanno lavorato tutto il giorno. Proviamo ad andare più avanti. Niente, anche qui hanno chiuso, anche se non avevano pizza avrei preso qualsiasi cosa. E non c'è più nulla di aperto. E niente, conclusioni finali di questo video, purtroppo non sono riuscito a fare la cena, il terzo pasto effettivo. In compenso però ho fatto due pranzi, può valere tra virgolette come cena. Purtroppo penso sia un errore di marketing chiudere i posti dove si mangia quando chiudono anche le attrazioni, perché quando chiudono le attrazioni la gente poi magari senza avere nulla da fare va a mangiare solitamente, però se trova tutto chiuso non può mangiare, come me. Ho fatto male i calcoli. Se volete la seconda parte tornerò qui e mangerò di nuovo tutto il giorno qua dentro, quindi lasciate un like. E con alle spalle Gardaland ho speso in totale 47,70 euro, però contate che abbiamo mangiato in due, poco più di 20 euro a testa. Posso dire che non era male. L'unica cosa, ho setissima. Sarà il sale, sarà il caldo, sarà il sudore, i liquidi che ho perso, però ho una sete bestiale. C'è un sacco di scelta nel parco, anche abbastanza varia. Molti cibi si ripetevano in molti chioschetti, mancavano solo i noodles e cibo asiatico. Gardaland, prendi nota. È rimasto tantissimo cibo da provare. Sicuramente non c'è il rischio di rimanere con la fame, dato che i punti di ristoro sono ovunque per il parco. Nonostante avessimo l'express pass, siamo riusciti a fare veramente poco. Anche forse per colpa di Nora, che non voleva fare le cose, però abbiamo passato più tempo a mangiare. La qualità è nella media, non ci si può aspettare troppo, essendo comunque dentro un parco divertimenti nel quale devono servire veramente tante persone. Non sarà sicuramente uno stellato. A proposito, noi dobbiamo ancora provare qualcosa di stellato. Abbiamo provato il panettone l'anno scorso, mi pare. Fatemi sapere se volete la seconda parte. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Grazie per la visione. Noi dormiamo là sopra e qua a un passo c'è il sushi. È all you can eat, giusto per integrare le calorie che non abbiamo ingerito a Gardaland.